Sono state rese note le motivazioni dei giudici della Corte di Cassazione che lo scorso novembre avevano confermato l'ergastolo a Sebastiano Nirta, 51 anni, per l'accusa di omicidio pluriaggravato nell'ambito della strage di Duisburg che ha segnato, lo ricordiamo, l'apice della faida di San Luca. I magistrati romani, nel respingere i ricorsi difensivi, rilevano che la Corte d'Appello di Reggio Calabria ha dato una puntuale risposta a tutti i quesiti proposti con l'atto di appello e ha articolato la sequela di tracce che le hanno consentito di visualizzare tutti gli spostamenti di Nirta sulla base di elementi fattuali certi che le hanno fatto vedere l'imputato partire da San Luca in Calabria, passare in Veneto, approdare in Germania e incontrarsi con Giovanni Strangio e con questi recarsi nell'abitazione di Karst Dusseldorf, utilizzare come base logistica prima dell'adozione delittuosa e quindi sedere sul lato passeggero dell'autovettura Renault Clio, certamente utilizzata per compiere l'azione delittuosa.